Pomigliano d'Arco chiede una maggiore partecipazione e ascolto da parte dei cittadini. Presentati a Pomigliano d'Arco nel corso di una pubblica affollata assemblea i risultati dell'inchiesta sulla condizione politico-amministrativa della città, un'inchiesta lanciata da un gruppo di militanti e dirigenti del PD cittadino. Presente alla partecipata assemblea il componente dell'Assemblea Nazionale del PD, Michele Cagliazzo. C'è una grande voglia di partecipazione, la gente critica molto la degenerazione correntizia dei partiti, partiti chiusi in se stessi. Vogliono partiti aperti, vogliono un partito democratico popolare, vogliono un partito democratico che sceglie i candidati al Parlamento con le primarie e poi soprattutto vogliono un partito democratico che si batta soprattutto su due problemi, il lavoro e la legalità. Maggiore vicinanza ai problemi della gente, lotta alla corruzione, controllo dei costi della macchina comunale, soprattutto trasparenza e legalità amministrativa. Questo in sintesi quanto viene fuori dalle interviste alla cittadinanza, come spiega Mariangela Dauria del direttivo del PD. L'obiettivo era quello di andare a raccogliere le opinioni dei cittadini circa quella che è stata l'attività dell'amministrazione comunale di centrodestra negli ultimi 2 anni e soprattutto anche l'opinione dei cittadini su quello che è il Partito Democratico in questo momento e su cosa vogliano essi poi dal Partito Democratico in futuro, anche rispetto all'organizzazione che il partito deve darsi in città. I risultati dell'inchiesta, dalla quale viene fuori una forte voglia di partecipazione e di ascolto da parte dei cittadini, fanno già parte del programma della prossima festa dell'Unità che si svolgerà nella Piazza Mercato a Pomigliano d'Arco. I prossimi 29, 30 giugno e 1 luglio a seguire saranno resi noti sul web. Tantissimi anche gli studenti presenti all'Assemblea per una Pomigliano migliore. Abbiamo somministrato questo questionario tra all'incirca 3.000 persone e la risposta sulla sezione 5, ovvero quella sull'azione politica del PD, ci ha esplicitato la volontà dei cittadini pomiglianesi, dai più anziani ai più giovani, la volontà di un PD che cambiasse, che tenda innanzitutto a informare alla partecipazione di tutti i cittadini.